L'esibizione dei quattro finalisti di questo concorso, devo dire, prima ha parlato il presidente dell'orchestra Saul Salucci e l'assessore che ringrazio, devo dire ringrazio io queste persone, ringrazio l'Informa Giovani, l'assessorato alla politiche giovanili del Comune di Pesaro, l'Orchestra Sinfonica Rossini e appunto l'Informa Giovani per questa esperienza che devo dire è stata bellissima con questi ragazzi che sentirete, sono ragazzi che vivono la musica proprio come a me piace vivere la musica, perché io dico sempre che vivere di musica è una cosa meravigliosa, vivere di musica, quindi cercare di sentire il modo di potercela fare vivendo di musica è quanto di più bello possa esistere per un artista, quindi senz'altro bravissimi ragazzi. E cominciamo la serata con un brano di Luigi Tenco, cantato da una solista che adesso vi presenterò, che è un brano che dice tantissime belle cose, perché dice: se stasera sono qui è perché ti voglio bene. È sicuramente la storia di un amore ormai finito, perché poi dice: per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. Insomma, io venirti a dire queste cose per me è stato difficilissimo ed è difficilissimo, però cavolo, se stasera sono qui è perché ti voglio bene. Bellissimo, una bellissima frase come tante bellissime canzoni di Luigi Tenco. Oh, la ragazza che adesso, la artista che adesso ce lo canta, ragioniera, 20 anni, da 3 anni studia all'Accademia di Musica Moderna con Vanessa Chiappa. A 9 anni ha cominciato a suonare la chitarra classica e poi ha iniziato lo studio del canto con Paola Urbinati. Ha partecipato a diversi concorsi canori, dal Gallo d'Oro a Castrocaro. La scorsa settimana ha superato a Rimini la prima fase della selezione del concorso Tour Music Fest. In autunno la seconda fase a Firenze. Per 2 anni è stata scelta dal talent scout Giancarlo Conte per cantare durante le cerimonie di gemellaggio Italia-Francia nella Riviera Romagnola. Un mese fa ha partecipato a un seminario di canto con Andrea Rodini, il vocal coach della trasmissione della seconda edizione di X Factor. Accogliamo con un bellissimo applauso Giulia Nicolini.
Sera, sono.